La Camera dei Deputati e il Senato, per altri versi, in questo scorso di legislatura hanno affrontato la richiesta di arresto per 4 colleghi, Papa, Milanese, Angelucci, Cosentino. Come sapete, la magistratura, quando chiede l'arresto di un deputato o di un senatore, manda delle carte in cui cerca di chiarire perché chiede l'arresto. Il collega Cosentino ha un processo in corso, si tratta di capire se aspetta, diciamo, la condanna a piede libero o se l'aspetta preventivamente in carcere. Questo era il quesito della situazione. Nelle altre 3 volte, Papa, Milanese, Angelucci, il gruppo radicale ha votato a favore della richiesta d'arresto perché ha ritenuto, in base alle carte che sono state mandate, che ci fosse esattamente, come dire, fosse motivata la richiesta di arresto. Per la richiesta di Angelucci, per esempio, abbiamo votato per la richiesta di arresto in grande solitudine, per la verità, ma questo succede perché appunto ognuno si fa una sua opinione. Si tratta quindi di capire se le carte che ci sono state mandate giustificavano la richiesta di un arresto preventivo, cioè prima della condanna, che è uno di quegli istituti, come dire, non proprio aderenti all'habeas corpus, alla legalità e allo Stato di diritto. In una società garantista e in una società legalitaria è il giudice che prova la colpevolezza. Non sono io che devo provare la mia innocenza, e ci mancherebbe pure, questo dall'habeas corpus in poi. Noi abbiamo ritenuto nelle 1170 pagine che ci sono state mandate che non ci fossero i requisiti, gli unici 3, per cui viene tolto preventivamente la libertà a un cittadino prima di una condanna. E la legge ne prevede solo 3. Pericolo di fuga, come sapete, reiterazione del reato, manipolazione delle prove. Noi riteniamo che nessuna di queste 3 fattispecie siano probabili. Aggiungo, e questo ci ha portato a dire che il processo vada avanti, ma che l'imputato vada in carcere quando condannato, non in funzione preventiva. Peraltro segnalo un grande disagio che provo io in questo momento e che Maurizio Turco ha espresso questa mattina già sulla stampa e che io reitererò domani. Noi abbiamo votato, in base alle carte che la Procura ci aveva mandato, l'arresto per il collega Papa. Il collega Papa è andato in carcere, come sapete, appena uscito. Ieri è arrivata dalla Procura di Napoli una deliberazione per la quale ci si informa che una gran parte delle carte che ci erano state mandate, in base alle quali noi abbiamo motivato l'arresto, la necessità d'arresto, e che si riferiscono a intercettazioni telefoniche, la Procura di Napoli ci ha informato ieri che tutta questa parte della motivazione è inutilizzabile per il processo. Quindi io oggi dovessi ripetere il voto per Papa, credo che non lo manderei in carcere se è vero che una parte di quella documentazione che ci è stata mandata sarà inutilizzabile al processo, perché le intercettazioni erano illegittime. Quindi la chiudo qui, poi uno la può pensare come vuole. Quello che voglio solo sostenere è che non sono né venduta né un francotiratore, che l'abbiamo detto prima, lo abbiamo motivato, lo abbiamo detto in giunta per l'autorizzazione a procedere, e in più aggiungo, nelle nostre carceri ci sono 67.000 detenuti, come sapete, 17.000 in attesa di giudizio, ovvero in carcere in espiazione anticipata di una pena non ancora combinata. Forse non è popolare, in particolare in questo momento. Forse qualche insegnamento di Beccaria ce lo siamo scordato. Forse ripensare un attimo all'habeas corpus, alla legalità,
e al fatto che uno sconta delle pene purché trovato, riconosciuto colpevole, non in funzione preventiva. Se la può pensare diversamente, molti magistrati pensano che intanto... Esattamente, ma io non posso decidere... Ho finito. Infatti noi abbiamo depositato e l'abbiamo fatto, lei ricorda un tale referendum sul caso Tortora? Vinto peraltro, violato dalla legge parlamentare. Quindi io non ho a disposizione il suo caso, ne faccio una battaglia politica e credo che sulla giustizia, il garantismo, i radicali non siano mai venuti meno, davvero mai. Quello che però spettava a me non era il suo caso, perché non mi arriva. Quello che aspettava a noi decidere era quel caso. E io non voglio neanche, vi voglio semplicemente chiedere di riflettere, non vi voglio neanche convincere, ma chiedere di riflettere sull'amministrazione della giustizia o della mala giustizia nel nostro paese. Io credo sia un dato importante se pensiamo di aprire una nuova pagina nella storia di questo paese. E lo dico perché forse mi rimbombano ancora nelle orecchie una frase di Beccaria. Due sono state i capisaldi della mia vita politica in termini di giustizia. La prima è che il deterrente non è l'entità della pena, ma la certezza della pena. Vi segnalo che in questo paese ci sono 200.000 prescrizioni l'anno, ovvero un'amnistia annuale, non stabilita da nessuno, senza regole, e semplicemente chi è più ricco e chi ha più soldi riesce a trascinare più a lungo il processo, e sono 200.000 prescrizioni l'anno. Infine, l'altra questione importante che credo Beccaria mi ricorda, e me lo ricorda non solo in Italia, perché la situazione della carcerazione preventiva mi ha visto attivo per esempio recentemente in un paese che amo molto, la Turchia, dove sono in carcere da marzo una serie di giornalisti senza processo. E Beccaria diceva: state attenti e comunque riflettete se non sia meglio un criminale fuori che un innocente incarcerato, proprio perché la libertà è il bene più prezioso che abbiamo ed è quello che più richiede doveri, senso di responsabilità. Altri possono pensarla diversamente, e cioè che intanto vai in carcere e poi la magistratura troverà le prove e ti condannerà. Può darsi. Mi auguro solo che poi non veniate da me a chiedere aiuto, come spesso succede. Detto questo, e quindi senza avere la pretesa di convincermi, semplicemente di farvi riflettere, e dicendovi anche che poi alla fine, dopo 30 anni, devo dire, io penso che tutta una serie di insulti non me li merito. Penso anche che ho l'abitudine di dire quello che penso e di fare quello che dico. Penso altrettanto che non sono né venduta, non mi ha pagato nessuno per la verità in 30 anni a questa parte, e che semplicemente voto per convinzione e non per convenienza. Voto sì ad Angelucci anche se altri pensano di no. Non rivoterei oggi l'arresto di Papa, per esempio. E guardate che assumersi la responsabilità di mandare in carcere chi che sia, anche solo per 2 mesi, è una responsabilità tremenda. Oggi Papa è in libertà e i giudici mi dicono che tutta una serie di carte che mi hanno mandato e che mi hanno convinto all'arresto non saranno utilizzabili al processo. Quindi io non sono innocentista rispetto a Cosentino. Dico solo che sulla carcerazione preventiva, che sia un deputato o che sia altro, penso che finalmente una bella riforma sarebbe proprio utile, che è quello che non si vuole fare, ma sulla giustizia non si vuole fare.